O Samurai Sama, Kuyomi e Yokoso, benvenuti a Kuyomi, miei fedeli samurai e mie leali onnamuscia. Io sono Alessandro e questo è Kuyomi, il canale dedicato al Giappone. Tutti gli amanti di anime e manga, e un po' in generale del mondo otaku, conoscono il significato del termine yandere. Forse non tutti sanno però che è esistita realmente una yandere in carne ed ossa, una ragazza che ha tentato finanche di uccidere il proprio ragazzo in nome di un ipotetico amore. Il suo nome è Yuka Takaoka. Scopriamo allora la storia di questa donna, di come la sua vicenda sia diventata oggetto di attenzione dei media e pericolosamente è stata idolatrata da numerosissimi fan come incarnazione dell'idea di Yandere. Però prima di cominciare a parlarne, io vi ringrazio sempre del vostro supporto e invito soprattutto chi non l'avesse già fatto a iscriversi al canale. Lo sapete, mi aiuta tanto a portare avanti il progetto Kuyomi e diventa un'importante conferma di tutti gli sforzi che faccio per portarvi sempre nuovi contenuti. Se poteste poi anche condividere, sui social questo video, mi fareste cosa gradita. Grazie, Samurai. Adesso via con la sigla. Miei samurai, dapprima diamo un significato a quello che è il termine yandere, per chi è un po' meno otaku, meno vicino a questo mondo. La parola indica uno stereotipo, generalmente femminile, di personaggio che si mostra apparentemente dolce, carino, ma che in realtà nasconde un lato patologicamente protettivo verso le persone a cui tiene. Il termine è la crasi tra il verbo yamu, che significa ammalarsi, che poi viene coniugato in yande, e quello invece di deredere, che significa essere innamorato, essere servile. Il risultato potrebbe tradursi con un po' di forzatura, comunque patologicamente innamorato, potremmo dire così. Il termine ha origine e viene utilizzato prevalentemente in Giappone, sebbene si sia diffuso in tutta la comunità otaku del mondo. Si trova principalmente in anime e manga, a partire dagli anni 80, anche se poi ha preso piede come caratterizzazione di un personaggio nei primi anni 2000. Una ragazza yandere è inizialmente dolce, premurosa, gentile, amorevole, tutto verso ovviamente chi giudica meritevole delle sue attenzioni. Però una volta che entra un po' in intimità con la persona diventa più possessiva e sempre più gelosa. Se da una parte quindi dedica tutta se stessa per il suo amore in una completa forma di devozione, dall'altra mostra atteggiamenti morbosi che sfociano in relazioni pericolose e psicotiche. Una yandere che viene tradita o lasciata sarebbe così anche pronta a rapire o finanche uccidere il partner e a morire ovviamente poi anche insieme a lui, un po' riprendendo quello che è l'antico Shinju, il doppio suicidio d'amore della storia del Giappone, della letteratura giapponese. Il fenomeno è così famoso che è uscito recentemente anche un videogioco chiamato Yandere Simulator, dove il giocatore impersona proprio una yandere che va uccidendo tutte le sue rivali, ovviamente tutto in chiave abbastanza comica, suscitando però non poche polemiche che io ben ricordi all'uscita del videogioco. Infatti molte piattaforme poi lo bannarono, fra cui Twitch. Caso a parte è invece la Yangire, che è un personaggio che mostra lo stesso comportamento della yandere, ma questo di solito è causato da traumi o violenze subite in passato, quindi non c'è un nesso diretto con l'innamoramento. Per completezza, miei samurai, cito anche lo stereotipo opposto, così siete preparati in caso, ovvero quello del personaggio tsundere. In questo caso, tsun dovrebbe derivare dalla parola tsun-tsun, che è un'onomatopea, che significa distaccato oppure scostante, in modo quindi diametralmente opposto a quello che è il personaggio della Yandere. La tsundere si mostra inizialmente molto sgorbutica, un personaggio irascibile, sempre verso la persona che interessa. Solo però quindi con il tempo tende a essere più affettuosa, amorevole, fino a poi a normalizzarsi. Nei momenti di imbarazzo, quindi nella fase tsun, però è capace anche lei di ricorrere alla violenza, senza però magari mai arrivare agli eccessi della yandere. Parlando invece della storia di cui oggi vi voglio raccontare, intanto vi dico che di questa ragazza che ha tentato questo omicidio si conosce veramente poco.
Da quel poco che è trapelato, sappiamo che è nata figlia unica e, dopo aver abbandonato l'università per intraprendere una carriera nel settore degli hostess club giapponesi, ha ottenuto un posto, a quanto pare forse da manager, in uno di questi quartieri a Shinjuku, quindi a Tokyo, nel 2019, anno in cui poi si svolgono tutti i fatti di cui vi sto per raccontare, la ragazza ha appena 21 anni. Comunque, in caso per chi non lo sapesse, penso che sia importante precisare che gli hostess club sono attività, quindi dei locali dove gli uomini si intrattengono con delle giovani ragazze, conversando e offrendo loro da bere. Questi luoghi non sono direttamente legati alla prostituzione, anzi, è severamente vietata ogni forma di contatto fisico esplicito tra le hostess e i clienti. L'unico compito della ragazza è quello di intrattenere il cliente di turno, chiacchierare, magari fare del karaoke e soprattutto, cosa importante, farsi offrire le poco economiche bevande vendute dal locale stesso, che ha tutto l'interesse quindi a vendere questi alcolici di solito. Lo stesso tipo di bar esistono però anche al maschile, ed è importante saperlo, e prendono il nome invece di host club. Comunque, torniamo alla storia, e diciamo che per precisione siamo nel 2018. E proprio a uno di questi club, chiamato Club Fusion by Youth, uno degli host club di Kabukicho di Tokyo, lavora la vittima di Yuka. Anche sulla vita di questo ragazzo non si sa molto. Il suo vero nome non è stato mai comprensibilmente comunque diffuso, ma si conosce quello utilizzato come host, ovvero Phoenix Luna. L'uso di utilizzare un nome alternativo al proprio è un'abitudine molto comune fra chi fa questo genere di lavoro in Giappone. Tra le poche informazioni trapelate su di lui, si sa che è originario della prefettura di Ibaraki, anche se c'è chi dice che viene da Tochigi, è bravo nelle imitazioni, ha un fetish per le mani, e inoltre Luna è cresciuto in un istituto, ha ben 7 fratelli, ma ha un rapporto abbastanza difficile con la famiglia, che non vede da anni. Una parte di queste informazioni che vi sto dando sono trapelate attraverso i suoi post dei maggiori social, quindi in particolare Instagram e Twitter, che questo ragazzo utilizzava e comunque utilizza ancora. Entrambi i protagonisti della storia di cui vi racconto sono infatti giovanissimi e, come tali, utilizzano i social come oramai quasi tutti i ragazzi. Al momento dei fatti, la ragazza aveva 21 anni, mentre lui appena 20. Sembra che i due si fossero conosciuti casualmente proprio sul luogo di lavoro, in particolare nell'ottobre di quell'anno, e che normalmente si stessero frequentando. La patologia e la morbosa ossessività di Yuka andavano però crescendo giorno dopo giorno. Sono numerose le indiscrezioni, le dicerie sui fatti accaduti, in particolare quelli dei primi giorni che precedono il tentato omicidio. Tra queste, alcune fonti affermavano che i due avrebbero cominciato a vivere insieme da poco, ma poi in un'intervista a posteriori il giovane host negò il tutto, affermando di vivere invece in una camera fornita dallo stesso club dove lavora. I dettagli poi della folle notte che state per ascoltare sembrano realmente usciti dalle pagine di un manga come protagonista una yandere. La notte del 23 maggio del 2019, secondo alcune presunte ricostruzioni, i due ragazzi erano insieme in un appartamento nel distretto di Shinjuku, quindi a Tokyo. È notte fonda e Luna torna da una lunga notte al lavoro dal club. Takaoka, quindi mi riferisco alla ragazza, sbircia nel cellulare di Luna mentre lui si trovava in bagno e si imbatte in alcune foto di Luna che serviva altre ragazze, altre donne al nightclub. Non una novità poi, dato che lei conosceva quale fosse il lavoro del giovane, tra l'altro era anche uno dei più richiesti host del locale. Takaoka però in quell'occasione vede in quelle foto dell'altro. Interpreta quegli scatti come un tradimento. Quelle foto di Luna in intimità con le altre donne diventano un problema, una minaccia. Takaoka attende le 3:50 circa per assicurarsi che Luna fosse completamente addormentato. Va in cucina, prende il coltello, il più affilato che potesse trovare, si siede così a cavalcioni sopra Luna e gli conficca il coltello nell'addome. Secondo poi altre ricostruzioni si dice che l'accoltellamento si è invece avvenuto durante un amplesso, ma nei fatti Luna è gravemente ferito all'addome. Il ragazzo spinge via Takaoka e si dirige poi nudo verso l'ascensore, prima però di perdere i sensi. La ragazza dichiarerà poi alla polizia,
dopo che l'ho pugnalato, ha detto che gli piacevo. E forse è proprio questo dettaglio che porta Takaoka a fermarsi e non infierire. La ragazza però non finisce qui. Trasporta il corpo di Luna esanime e insanguinato nell'atrio del palazzo. In una famosa foto che vi metto qui, scusate se l'ho dovuta censurare, ma perché come potete immaginare già è abbastanza forte così, si vede la reale scena che la polizia si trovò di fronte. Yuka con le gambe coperte del sangue di Luna seduta sul pavimento, accanto al corpo nudo e privo di sensi di Luna. Impassibile, non curante delle forze dell'ordine, mentre proprio in quel momento si sta fumando una sigaretta e sta così al cellulare. Sempre secondo le sue dichiarazioni dirà: non volevo andare da nessuna parte, così mi sono seduta sulle scale esterne. Non ho chiamato i servizi di emergenza perché avevo intenzione di morire dopo averlo visto morire per l'accoltellamento. E non solo, continuerà dicendo: dato che lo amavo così tanto, non ho potuto farne a meno. Dopo averlo ucciso, anch'io poi volevo morire. Yuka Takaoka viene arrestata, accusata di tentato omicidio. Il suo sorriso poi all'interno della macchina della volante è celebre, è famoso e purtroppo, ahimè, c'è anche celebrato, segno dell'alterazione mentale della ragazza in quel momento. Luna viene poi ricoverata in ospedale in condizioni ovviamente critiche e in coma con una profonda ferita al fegato. Con lo stupore dei medici però dopo 5 giorni riesce miracolosamente a sopravvivere e dopo la riabilitazione tornerà anche al suo lavoro di host, lavoro che a quanto pare svolge ancora oggi. Il 3 dicembre del 2019 Yuka Takaoka viene dichiarata colpevole di tentato omicidio e condannata però a soli 3 anni e mezzo di carcere. Luna patteggia una causa extragiudiziale contro Takaoka per circa 5 milioni di yen, quindi circa 35.000 euro, e dichiara di non provare rancore nei confronti della ragazza. Le sue affermazioni non si limitano però solo a questo, ma dirà anche ben oltre verso Takaoka, delle affermazioni che forse vi stupiranno. Credo che ci fosse un motivo per cui mi ha pugnalato. È stato anche grazie a lei se sono riuscito a realizzare le vendite che ho fatto in meno di un anno da quando sono diventato un host. Dirà poi: ho incontrato mio fratello maggiore e mia sorella maggiore per la prima volta dopo 5 anni. Sarò molto felice poi di rimanere in contatto con loro in futuro. Da queste frasi sembra quasi che, oltre a non esserci astio verso la ragazza, quasi una forma di ringraziamento. L'amore patologico della Takaoka non è l'unico elemento della vicenda che suscita scalpore, ma preoccupano anche le reazioni del web che hanno dipinto la giovane ragazza come l'archetipo della perfetta yandere. Molti utenti hanno visto in lei l'impersonificazione di quel caratteristico personaggio che pensavano vivesse solo in un manga, solo in un anime, nella finzione, tanto pauroso quanto pericolosamente attraente. Frasi come «è troppo bella per essere una criminale» abbondavano, e non solo queste, ne potete vedere tante che ne ho trovate, così come i meme, foto e video realizzati dai fan della Takaoka. Fu organizzata finanche una raccolta fondi su GoFundMe proprio per lei, per aiutarla a supportare quelle che sono le spese ovviamente del tribunale, le spese giuridiche. Sia chiaro che l'opinione pubblica condannava ovviamente le azioni della ragazza, ma si era fatta strada una piccola fetta di persone che la giustificavano. Quello che mi ha portato a raccontarvi questa storia non è tanto la somiglianza con i personaggi immaginari yandere, quanto la pericolosa distorsione della realtà che è avvenuta successivamente agli occhi di alcuni. Non è certo comunque una novità che un criminale venga idolatrato da una ristretta cerchia di fanatici, ma penso che la diffusione del fenomeno e la fama guadagnata dalla Takaoka fosse certamente meritevole di una riflessione insieme a voi. Miei samurai, il video di oggi termina qui. Voi cosa ne pensate di tutta questa vicenda? Conoscevate i personaggi Yandere e Tsundere? Come sempre io leggerò i vostri commenti che lasciate qui sotto. Io colgo l'occasione per ringraziarvi di nuovo per essere stati in mia compagnia fino adesso e ricordandovi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale. Io vi saluto e se vorrete ci vediamo al prossimo video. Matane!